Questa è la crema ganache montata neutra, ideale per ricoprire torte, farcire torte e guarnire dolci di tutti i tipi. Vediamo questa semplice lavorazione. Benvenuti nel mio angolo di pasticceria. Oggi prepariamo la crema ganache montata, quella ideale per farcire torte e che mantiene la decorazione da sac à poche tipo beccoliccio o altre decorazioni in pasticceria. È una lavorazione semplicissima. Iniziamo a sciogliere il cioccolato, a fonderlo a bagnomaria o con un microonde. È necessario che viene sciolto completamente. Quindi sciogliamo bene a bagnomaria o in microonde il cioccolato bianco o va bene anche fondendo al latte per farlo altri gusti. Sciolto bene il cioccolato, nel frattempo portiamo al bollore i 75 ml di panna insieme a un cucchiaino di vaniglia liquida o un pizzico in polvere o la bacca, quello che avete. E inseriamo la panna bollente all'interno del cioccolato sciolto in due riprese e sciogliamo bene. Quindi sciolto bene il cioccolato e la panna. In questo modo giriamo sempre fino al totale assorbimento della panna. Mettiamo altra panna sul fuoco e questa volta facciamo al contrario. Panna bollente e inseriamo il composto di cioccolato bianco e panna fatto precedentemente all'interno. Facendo in questo modo sciogliete bene bene il cioccolato all'interno senza avere problemi che può rimanere qualche pezzo di cioccolato non sciolto. Quindi andiamo a coprire con pellicola a contatto. Adesso facciamo riposare in frigorifero almeno 6-8 ore prima di montare. Ecco come si presenta dopo almeno 6-8 ore in frigorifero. Quindi quando si è solidificato lo mettiamo in un recipiente o in una planetaria e montiamo. Io lo metto in un recipiente più grande e lo vado a montare con uno sbattitore elettrico. Ovviamente si può montare anche con planetaria. In questa fase, prima di montare, potete mettere qualsiasi pasta o aroma per farlo altro gusto. Vi fermate ovviamente a densità desiderata. Guardate che spettacolo, perfetto. Faccio vedere la cremosità con la spatola. Io lo vado a mettere un sac à poche e faccio vedere qualche decorazione in modo tale che verificate voi stessi. Guardate la consistenza. Mantiene il riccio e la decorazione che è una bellezza. Si possono stuccare torte e farcire qualsiasi tipo di dolci in pasticceria. Come avete visto, mantiene bene il ricciolo del sac à poche o a qualsiasi altra decorazione. Spero che questo video vi sia stato utile. Alla prossima ricetta. Ciao!